e la Ligorio Academy guidata dal maestro Tony Ligorio. Tra l'altro il maestro Tony Ligorio, dov'è? Eccolo qua, vieni, fatti vedere, fatti riconoscere. Campione europeo di Cali, secondo classificato al campionato mondiale a Manila, e insieme al maestro Corradino, fatti vedere anche te, campione italiano di questa disciplina. Allora, che cosa andremo a vedere? Io ho il programma della performance, è una performance abbastanza strutturata, perché partiremo dal carenza, ovvero il combattimento a vuoto contro più avversari immaginari, dove si sviluppano le tecniche di attacco e di difesa. Vedremo ovviamente l'utilizzo di diverse armi, dal bastone, il coltello, la spada e la daga, e il karambit. Ricordatevi questo nome, perché il karambit è questo strumento, è questo coltello, questa lama ricurva tipica delle arti marziali filippine. Dopodiché andremo a vedere la sumbrada, che è un esercizio di attacco e difesa che sviluppa l'attitudine ad una difesa aggressiva. Andremo a vedere il pad stick e lo scudo, quindi una simulazione di combattimento propriamente armato, ovviamente in totale sicurezza. E poi il karambit vero e proprio, questo lo vedremo applicato. Siamo pronti, prendiamo posizione, un bel applauso, il Martial Lab di Maestro Corradino e la Ligorio Academy del Maestro Tony Ligorio, un bel applauso.
Per la parte conclusiva di questa performance dedicata al Cali, andremo a fare un esercizio di propriocezione, si dice. Come vedete il maestro Tony viene bendato con questo indumento che assomiglia un po' al sarong, se non vado errato. Il sarong sostanzialmente è un indumento che viene usato nel sud-est asiatico e ha 274.000 funzioni, perché viene usato come vestito, viene usato per esempio quando si fa magari tipo una specie di picnic come tovaglia, viene usato per asciugarsi dopo il bagno al fiume, è un indumento multitasking, multifunzione. Qua lo usiamo per bendarlo, ok, vedete non vede assolutamente niente. Adesso, esatto, lo gira così, vedete, per perdere il senso di orientamento, quindi dei punti cardinali, e quindi adesso sarà solo ed esclusivamente attraverso il contatto con l'avversario che ci sarà lo sviluppo delle tecniche. Come vedete, la particolarità ovviamente di intercettare
l'avversario e una volta stabilito il contatto, ovviamente i suoi occhi diventano, sono le mani, attraverso il contatto si chiama propriocezione proprio per quello. Come vedete, questa è la parte, diciamo così, più a stretto contatto, più ravvicinata, perché vedete, il contatto è continuo. Il maestro Tony non lascia mai il contatto con l'avversario, anche perché allontanarlo vorrebbe dire nuovamente dare un vantaggio all'avversario. Come vedete, adesso lo stiamo facendo su un attacco armato. Ovviamente il maestro Tony è pienamente cosciente che quando c'è un attacco armato, come in questo caso con un'arma da taglio, un coltello, purtroppo magari qualche graffio, qualche taglio è normale che si porti a casa, ma in questo contesto cos'è che diventa prioritario? Prioritario è la sopravvivenza, anche se il prezzo da pagare è quello di riportare dei tagli, non importa, a patto che si riesca a autodifendersi. Lo so che è un coltello senza lama, immaginavo. Bene, 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 ci posizioniamo per il saluto finale. E nuovamente un bel applauso alla Ligorio Academy del maestro Tony Ligorio e alla Martial Lab del maestro Corradino. Se volete avere informazioni su questa interessantissima disciplina marziale, potete raggiungerli all'uscita del nostro palco e chiedere direttamente a loro per le due sedi, quindi per le due scuole e per la pratica del Cali filippino in generale. Io li ringrazio ancora, un bel applauso, Martial Lab e Ligorio Academy. Nuovamente un gradito ritorno qua.